Benvenuti all'Anime Titan, siete con noi, a parlare di cartoni animati. Con Italia e Giaggio. Con Paolo solo, perché Italia e Giaggio sono a fanculo. Eccoci qua, ci siamo, buon pomeriggio. Buonasera. Ciao Paolo. Buonasera. Buonasera a tutti cari amici e amiche di Anime Tea Time, ben ritrovati sul nostro canale. Oggi continuiamo l'appuntamento di ieri alla scoperta degli anime che ci attendono nella stagione primaverile che inizierà ad aprile.
A breve dovrebbe arrivare anche Italo, era un attimo in ritardo, e appena arriva poi ci rituffiamo nel magico mondo dei cartoni che ancora non sono usciti e che ancora non ci hanno fatto innamorare, ma che ci faranno innamorare appunto fra qualche settimana. E eravamo certo, rimasti... se è come questa stagione, le vedo tutto sto innamoramento. Vabbè, come tu ne hai già trovato più di un cartone ieri del quale innamorarti, c'era quello lì dell'aliena con il gatto. C'era quello bellissimo, sarà quello degli isekai con le tettone, c'era l'altro isekai, quello con un po' meno tettone però comunque sempre un isekai e quindi sicuramente ti piacerà. Poi c'era quell'altro isekai con... il ritorno degli isekai con lo smartphone, sì, un sacco di grande. Voglio andare, allora, io pure, cioè certe volte quando guardo gli isekai penso comunque... ma se io finissi in un altro mondo come utilizzerei, diciamo così, le mie conoscenze. Quali conoscenze? Ma le mie generali conoscenze per trarne vantaggio. Cioè, immagina, ti arrivo in un mondo medievale e io introduco la penicellina. Cioè, immaginati la situazione. Ti bruciano per stregoneria, Paolo. Tranne, miei fratelli. Probabilmente ti bruciano per stregoneria. Comunque, grazie mille Luca il Polaretto che ci ha fatto una donazione, grazie al nostro Ko-fi, che ci dà anche l'opportunità in questo modo di, mentre aspettiamo cari Vitalo, mentre aspettiamo di cominciare la nostra live, appunto, di continuare la live alla scoperta dei cartoni, di ricordarvi, anzi, di dirvi qui su Twitch, perché poi voi lo abbiamo annunciato oggi, quindi qui su Twitch ancora non lo sapevate, che abbiamo aperto un profilo su Ko-fi, che fra l'altro è collegato appunto anche a Streamlabs, a Twitch e compagnia, quindi arrivano le notifiche anche qua, di cui trovate il link nelle info del canale di Twitch, ma poi in generale nel nostro Linktree che trovate sia su... dovrebbe esserci sia sul Nightbot che poi anche nella nostra bio su Instagram, appunto scrivo Instagram per andare lì. Grazie mille anche a Pino prossima, per la donazione. Prossima settimana, se riusciamo, se riesco a programmarlo per bene, forse lo potrete vedere anche a schermo durante la live, con forse anche il tizio che parla. Con la cosa, il text to speech. Sì, ovviamente è una novità di fresca di ieri pomeriggio, quindi ci stiamo ancora lavorando, come su tante cose che implementiamo e poi lanciamo. E niente, per chi non conoscesse Ko-fi, è una piattaforma di quelle che servono per i creator, per poter essere sostenuti dai propri fan, mi piace chiamarli mecenati virtuali, mecenati del web, che decidono appunto di supportare economicamente i propri creator preferiti nelle loro attività, in tutto quanto. Noi lo abbiamo aperto con l'obiettivo chiaramente di cercare in qualche modo di avere un vostro aiuto nel finanziare i nostri vari progetti, come ad esempio le campagne al cinema, come le nostre presenze nelle fiere, ma poi anche tutto il resto delle nostre varie attività e tutto il resto di quello che può servirci, insomma, per portare avanti il canale, come è stato per dire prima il computer di Italo, che speriamo di risolvere in questa settimana, come è stato poi per le webcam, i microfoni e quant'altro. Insomma, tutto quello che arriva verrà completamente reinvestito su Animated Time, come abbiamo sempre fatto finora. Quindi, insomma, abbiamo appunto pensato a questo modo perché, a differenza poi di avere magari l'abbonamento su Twitch, che non tutti con il Prime vogliono farlo, magari 5 euro al mese, 4 euro al mese sono troppi per qualcuno, su Ko-fi ognuno può donare quanto vuole, a partire chiaramente da un minimo di un euro, che è il minimo sindacale della piattaforma, ma poi senza nessun vincolo di abbonamento, senza nessun vincolo di ricorrenza, potete anche veramente donare un euro una volta. Possono anche farlo l'abbonamento. È possibile chiaramente anche farlo, ma non è obbligatorio, quindi nel senso si tratta proprio di un qualcosa che potete fare anche una tantum. Oggi volete pagare il caffè a Paolo, potete appunto donare in questo modo. Poi Paolo se lo può prendere il caffè, io Italo in determinati bar delle regioni in cui stiamo probabilmente non ce la facciamo, però al di là di queste cavolate, insomma, avevamo bisogno di questo modo anche per poter provare a finanziare comunque le tante attività che vogliamo fare e i tanti progetti che vogliamo portare avanti, e quindi abbiamo deciso di aprire questo Ko-fi.
Poi, ripeto, ci saranno Ko-fi ha tante funzioni che speriamo di poter utilizzare, tra cui per esempio lo shop, ci sono i posti, modi di poter fare abbiamo determinate idee, abbiamo cose, idee. Abbiamo diverse idee che possiamo sfruttare e che vorremmo sfruttare in questi giorni, appunto continueremo le nostre discussioni anche con persone esterne al progetto per poter arrivare appunto a creare qualcosa di carino per tutti, ma soprattutto per finanziare le varie, diciamo così, saremo attenti, Vino, e finanziare sì. Un'altra idea, no, che, di, no, diti. No, noi non sono caffè, noi sono cup of tea. Cup of tea, chiaramente, che giustamente sennò Mughiccia si arrabbia. Un'altra idea era appunto quella di parlarvi del nostro Ko-fi per prendere tempo mentre aspettavamo l'arrivo dell'ultima testa che fa parte appunto del nostro canale. Ma fatela finita, volete soltanto i soldi, siete degli accattoni di merda, andate a lavorare. Ma allora, è vero che vogliamo i soldi, no. E dovrebbe essere questo il lavoro. Ciao Italo, comunque però mi piace Italo che comunque arriva e dice ah, volete soldi, lo dice completamente in ritardo con la sua bocca e cioè, mi piace questa cosa, tipo sembra un ventriloquo. Questo serve per rafforzare l'idea che abbiamo bisogno di un computer decente. Sì. Beh, io che sta facendo? Dove va? Che fa? Come è arrivato? Se ne è andato. Vabbè. Dove è andato? Spero che con questo Ko-fi non siete più costretti a pensare all'eventualità in cui te lo finisce sotto un ponte. Grazie Angelo per la sub, intanto, grazie mille. No, non l'abbiamo mai presa in considerazione, in realtà noi l'eventualità di Italo sotto il ponte. Non era mai stato preso in considerazione per... Italo per Ponticello. Grazie Sodaci per la donazione su Ko-fi, grazie mille. Che bugiardo. Che bugiardo. Italo? Ciao. Che? Ah no, avevo chiesto chi è bugiardo, non ho... Non lo so. Tu, ho detto a te! Ma perché? Per cosa? Per la cosa che hai detto 2 secondi fa. Del fatto di che, cioè, del ponte. Io non voglio che tu vada a vivere sotto un ponte. Non ho mai considerato l'idea che tu possa andare a vivere sotto un ponte. Non è vero, l'hai considerato un sacco di volte. No, anzi, io mi sto adoperando tanto quanto te per evitarla questa cosa. Ma io invece voglio che ci vada a finire sotto. Ma quello vuol dire considerarla. No. No, quella, cioè, loro, allora aspetta, tanto fammi provare a rimangiarmela. Grazie intanto Ilenia per la sub. Ma che significa anime della nuova stagione? Grazie. Ma di già. Sì, Ilenia, sono già passati 3 mesi per fortuna da quando è cominciata quella precedente. Per fortuna sta finendo. Niente, non mi vengono in mente scuse per evitare appunto il discorso. Quindi direi che possiamo andare a guardare i cartoni che c'è. Te lo so. Infatti, sto capello, che cosa? Dai, su. Allora, torniamo alla nostra schermata su AniChart. Eravamo grande rimasti Kuma a... Beer. Eravamo rimasti a Kuma Beer Punch, la seconda stagione di Kuma Beer. E proseguiamo con Mahou Shoujo Magical Destroyers. Sì, io non leggo un cazzo, aspetta. Eccoci qua, buongiorno. Ma ecco, è come ieri, cioè ieri ci leggevi? No, ho dovuto mettere la scherma intero perché non leggevo comunque un cazzo, anche ieri non leggevo un cazzo. Ah, devo zoomare ancora? No, tranquillo, okay. Tranquillo. Allora, cos'è sto coso con un... Scusate, televisore? Ma che cos'è il Biburi Animation Studios? Lo studio di animazione, credo. Lo studio di animazione Biburi, direi. Aspetta, vediamo. È la versione cinese del Ghibli. È il Biburi. Allora, che cosa... Biburi! Biburi! È quello che ha fatto... Oh, santo Dio, si viene detto, non lo volevo vedere. Ha collaborato al film delle gemelline. Molto, molto bello. Infatti, ha lavorato alle gemelline, prima okay. Doll, Grisaia. Sì, che se ne frega, dai. Là ci sta la sinossi, guardiamo il suo trailer.
ambientato in un futuro distopico dove la cultura otaku in Giappone è stata obliterata da una misteriosa organizzazione conosciuta come SSC, Magical Girl Destroyer segue le disavventure di un eroe otaku, un giovane rivoluzionario che ama la cultura otaku, e Anarchy Blue e Pink, un trio di maghette che lo ammirano. Insieme faticano a creare un mondo dove puoi dire che ti piacciono le cose tanto quanto vuoi. Ma in che senso? Trailer? Trailer? Sto cercando di capire, ma mi sfugge il senso. Ecco subito un capezzolone. Quella si chiama Anarchy. Lei si chiama Blu e Viola. Sembra epicissimo. Ma che cosa? Cioè, non sta capendo cosa devono combattere. Il male, il sistema, il conformismo, la società. Ma che sta facendo quello? C'è manco un mostro, c'è nessuno, chi stanno sparando? Il mostro è l'uomo. Allora, io sono estremamente curioso. Sì, ma dice, è una curiosità sbagliata però, perché è una curiosità basata sull'assenza di informazioni, non su informazioni interessanti. Io devo porvi una domanda. Sentiamo. Ma in copertina quella cazzo di televisione, chi minchia è? Secondo me sarà il boss finale. Il mostro gigante dietro con la faccina felice. Tristissimo. No, c'è Bakugo con i capelli bianchi. Le facce mi ricordano quelle di Alpaca Evolution. Non so se ce l'avete presente. Sì, bravo. Il gioco bellissimo, che sti alpaca li trasformi in mostri giganteschi con i muscoloni, però quella faccia. Vero. Questo qua letteralmente sto coso qua dietro, quindi. Scusa, Italo, quella sotto non c'ha il tipo la stessa maschera, la stessa capigliatura di Aqua di The Urgololly Nose. Cioè, qua c'è Bakugo, qua c'è Acqua di Degol Goloroso, gli alpaca del vostro giochino, ma che cazzo. E una mascotte, perché giustamente ci sono le maghette, quindi ci deve essere anche la mascotte pucciosa per i bambini. Ma è tutto sbagliato questo cartone, cioè non l'ho visto, ma sono sanamente incuriosito. Posso dire che sembra molto curioso effettivamente. Sì, anime in cui si combatte per la cultura otaku. Io mi chiedo, che cosa vuol dire? Cioè, questo vuole ripristinare il mercato delle doujinshi. Ma mi sa che è un anime, diciamo, ispirato alla lotta Social Justice Warrior. Perché se non puoi fare la tua protesta pacificamente, allora inizi ad ammazzare la gente. Con le baguette. No, proprio con la violenza, che le baguette che c'è. Onesto, cioè non lo so, ragazzi, mi sono veramente incuriosito, ma nel senso che cioè, ok. Più che altro, cioè, questo sta proprio di quel classico titolo che o si rivela una roba folle, super divertente, o una boiata colossale. Sì, è una ciofeca. Senza grandi mezzi termini. Cioè, da quando si viene sul serio. Questo lo guarderò per pura curiosità, non per altro. Allora, poi abbiamo la seconda stagione di Mao Tsukai no Yome. Io non l'ho vista la prima in tutto questo. No, vabbè, questo puoi saltarlo. È cambiato, non so se lo staff o soltanto lo studio, ma penso anche in buona parte dello staff, perché la prima era di Witt. Mashal?
quello, sì. L'altro big shonen che è sì. Questa stagione. Chi Paolo ha detto sì? Beh, boh, io l'ho leggiucchiato, Mashal, non sono d'accordo con chi dice ah, è un Bunchman di Harry Potter. Diciamo, ci può stare il paragone, ma rispetto a One Punch Man è un gioco molto meno interessante, secondo me, perché rimane sempre sull'idea di perculare a ruota libera tutti i vari canoni di questo tipo di storie, ma non costruisce poi nulla di concreto con quel gioco. È solo per far ridere genuinamente con dei personaggi anche abbastanza sopra le righe. Poi quando inizia ad inserirci, diciamo, un elemento di vita quotidiana un po' più marcato per creare anche un po' di trama, tra tantissime virgolette, francamente l'ho lasciato perdere, perché non mi sembra proprio l'opera ideale per questo tipo di narrazione. Okay. Va bene, guardiamo il trailer, dai. Yes. Honey Blocks! Works. シュークリーム。皆が当たり前のようにシュークリームを作り、当たり前のようにシュークリームが日常にある世界。シュークリームは神から与えられたものとされ、シュークリームの功績によって身分が決まる、そんな世界。じいちゃんと平和にシュークリームを食べる。そんな当たり前のこともできない世の中なら、ぶっ壊すしかないでしょ。グーパンで。今日の課題もシュークリームだ。任せてよ。っていう夢を見たんだ。騎士官すごい！いや俺は！まったくマッシュ君はしょうがないですね。まあそんなところも好きですよ私は。さてと、そろそろ人筋肉動かしますか。マッシュル。マッシュ！マッシュ君。マッシュ君？Sono confuso. È tutto così. Ah, scusate, ho un dubbio, ma cioè, parla di un mondo dove il tuo status viene definito da come fai. No, è il sogno. Ah, anche quella è la parte del sogno. No, non è il sogno, è semplicemente un modo per dirti che lui nel mondo della magia, dove tutti quanti, ma tutti hanno la magia, la sanno usare, è l'unico che invece non ha questa capacità e quindi non può fare i cream puff come li fanno gli altri, ma li deve fare artigianalmente con le sue mani. Ah, cioè questo come è ci dovevi arrivare? Ma infatti il trailer secondo me è un po' una cazzata, senza contesto. Scusa, cioè, sembrava veramente che stesse dicendo che il tuo valore nella società viene definito da come fai sti cazzo di... Che poi, scusa, altra domanda, cioè, lui poi, ok, era un sogno, ma lui ha fatto un bignè alla crema tagliando il cos'era, un ravano? Dove cazzo lo metti il ravano nel biglia alla crema? Vabbè, Gianni, però tu ti stai attaccando... È un anime comico, sai? Oh, ho capito, scusa. Vorrei dire, Ti stai attaccando al punto come se il problema fosse quello. Andiamo avanti. Mi sembra particolarmente interessante. No, non è stato un thriller chissà quanto accattivante. Sicuramente non mi ha invogliato a guardarlo. No, però io lo guarderò comunque. Maybe. Ok, Megami no Caffè Terras. Ragazzine, caffè, interessante. Ecci, tettolone. Allora,
Hayato Kasukabe è stato accettato alla Tokyo U al suo primo tentativo. Grande, avendo bravo, però scoperto, avendo però saputo della morte di sua nonna. No! Paolo, mi fai leggere per favore? E ci rimango male io. Per aspetta, rimanisci male dopo, aspetta un secondo. torna al suo paese natale, Caffèterras Famiglia, per la prima volta in 3 anni, dove trova 5 strane ragazze che dicono di essere la famiglia di sua nonna. La vita di Hayato, la vita che Hayato non sarebbe aspettato in questa città costiera con 5 ragazze comincia. Insomma, un harem match come quelli del 2010. Cioè, assolutissimamente un cartone da guardare. Che bello tornare indietro nel tempo. Io Italo un po' sconvolto. Non ti preoccupare, Italo. Sembra una merda, non qui. San Memburico. Ma c'è il supermercato Famila. Io no, Famiglia è il nome del co. Peccato. Chia Famila. Aspetta, sono 5. Oddio, sono. Tette. Scusate. Sono 5, sono le gemelline. È bella quella paletta di colori. Basano un pacane sta yatsura. Zenin mi kai shite yaru tsumori datta no. Ore ga yaru nda yo. Cioè, lo so, cioè, un marchio che Famila sponsorizzava sto grande, davano i soldi. Ma quindi anche lo stesso carattere delle gemelline al 100%. La timida, quella con i capelli corti, come tutte quante ragazze degli harem, Paolo, no? Ma esiste soltanto le gemelline. Ragazzi, prenderà cura lui. Non si fa così il caffè! Volevo fare una battuta. No, Paolo. Su quello che stavano facendo. No, Paolo. Ma non la farò. Ma non la farò. Kosok. Hatashite koitsura wa kono mise o sukuu megami ka? Ma sembra davvero di aspettare il 2012 questo coso. Chissà con chi si metterà alla fine. Ecco, quella con i capelli corti. Sì, vabbè. Spoiler. Doppio spoiler. Vabbè, dai, qui almeno c'hanno tutti la cosa, la come si dice, no, la tiara, come cazzo si chiama quella da cameriera? Vabbè, cioè, veramente, cioè, ragazzi, se vi sentite vecchi come noi e volete fare un tuffo nel passato e ricordare i miei vecchi tempi, qui potete andare indietro di 10 anni e vedere un cartone che usciva nel 2012. Santo cielo. Minchia, sembra proprio una merda, wow. Nope. Ok. Ah, seconda stagione di Mix. Mix. Poi My Home Hero. Sempre Tezuka. Questo è tratto da un manga che recentemente è arrivato in Italia, ancora non l'ho letto. Parla di un tizio che tipo gli rapiscono la moglie, una cosa del genere. La figlia. La figlia. Io ti troverò praticamente. In versione no, manga. No, fortunatamente no. Non c'è Liam Neeson che picchia gli arabi, quello già un passo in avanti. Allora, Tetsuo Tosu. Non dico che mi sarebbe piaciuto, però. Ah, pure Tetsuo Tosu, un normalissimo salaryman, scopre che sua figlia Reika è stata fisicamente abusata dal fidanzato Matori Nobuto. Cercando di scoprire di più sul suo conto, Tetsuo scopre uno schema di estorsione, sempre appunto di Stomotori, nei confronti di i nonni facoltosi di Reika, quindi anche i suoi, cioè i suoi genitori, i nonni facoltosi di Reika, e scopre che è membro di una famiglia, di una mafia, di un'associazione. Ma che è il genitore della mamma, però?
Reika alla fine. I nonni di Reika. Ah, vabbè. Comunque sta nella mafia e ha alle spalle... aveva assassinato comunque le sue precedenti fidanzate. Minchia, insomma, una persona tranquilla. Un buon occhio. Un bravo ragazzo, salutava sempre. Ricolmo di rabbia e di paura al pensiero che Reika sia in pericolo, Tetsuo uccide Nobuto. Abbiamo già finito una stagione intera di anime abbiamo fatto, e con l'aiuto di sua moglie Kasen si sbarazza del cadavere. Ma che cazzo. bello. Dato che i membri della mafia cominciano a fare domande sulla scomparsa improvvisa di Nobuto, Tetsuo e Kasen devono collaborare per garantire la sicurezza della figlia e impedirle di rimanere coinvolta ulteriormente nella faccenda. Minchia, intro bella potente. Secondo me finisce con la figlia che si pianta una siringa nel braccio, diventa eroinomane. Sarebbe un finale bellissimo, perché bastava semplicemente che la figlia non lasciasse il tipo, o comunque non ci si mettesse mai, rendendosi conto che era un criminale. Tutto colpa sua, deve finire con l'eroinomane. Stai facendo victim shaming? Un bordello. No, perché mica la vittima è il padre, poveraccio. Anche lei è stata abusata, mi sembra vittima. Vabbè, anche lei. Questa è la sua parola, noi non sappiamo. Guardiamo il trailer, è meglio. Cosa? Bello il character design. Tetsuo-san.娘の彼氏を殺した男。ね、狙いは女の爺さんの財産ですから。殺した男は裏社会で生きる男だった。見つかった?教授は娘を張れ。最悪、拉致るぞ。了解っす。裏社会の猛者たちに追われる男。ノブトという男を探している。お前の娘の部屋に上がり込んだ後、消息を絶った。 Cioè, visto in faccia quello, lui c'ha effettivamente scritto in faccia, sono un pessimo soggetto, però il classico del pista di Okinawa oppure la camicia hawaiana. まさか いつか君が死んじゃうてそもそもするここはもう、ストップ暴力の世界。死んでもらう、全員。なんだそれは。みんな殺してやりたいんだ。殺さないで。救い出そう。世界を、僕らは生き残る物語を。マイホームヒーロー。他の誰を。 Ma il trailer non mi è piaciuto così tanto, eh? Boh, almeno è chiaro rispetto agli altri. Beh, è una cosa positiva, dai. Beh, sì, qui almeno il fatto che si picchiano, si sparano, che c'è la mafia, si capisce abbastanza bene. È chiaro di che cosa parlerà. Poi per me dipende tanto da come ne parlerà, perché sicuramente se lo butti in un'esagerazione troppo incontrollata, per me diventa anche ridicolo tante volte parlare di questi argomenti. A me piace molto vedere quando si parla del lato meno bello del Giappone, quello legato alla criminalità, alla mafia, a veramente i livelli più bassi che può raggiungere l'essere umano, perché comunque dietro ci sono tantissime pratiche davvero tremende, come lo schiavismo quasi, la tratta delle persone per farle prostituire. Ci sono davvero robe abbastanza macabre che puoi esplorare e raccontare in determinate maniere. Spero che qui non si raggiunga, diciamo, il limite che non bisogna oltrepassare per diventare poi trash o comunque poco credibili in quello che si racconta. Spero che sia una storia abbastanza
credibile mantenga i piedi per terra e voglia poi raccontare un Giappone meno illibato di quello che viene presentato solitamente negli anime. Sì, sì, sì. Non lo so, io penso che Monacchiatina gliela darò a Cooper, sì, proviamo. Anche perché, cioè, ci sta comunque storie di questo tipo, soprattutto poi visto la lineup che si è visto finora, insomma, sembra almeno bello diverso comunque rispetto al resto della stagione. Ci sta magari dare un tentativo e vedere come evolve la storia, che tipo poi di onestamente mi piace proprio la copertina. Boh, io sto cercando di capire in realtà, cioè, com'è pensato sto pavimento, perché da due minuti che sto fissando le scarpe cercando di capire. Penso sia proprio l'idea dei due mondi. Sì, sì, la società normale, poi... Cioè, non mi torna la prospettiva, però vabbè, insomma, non sono io la persona che può valutare queste cose. Sì, non mi piace, cioè, non mi ha detto molto più che altro a livello di design e di fotografia, certo, cioè, di parti completamente buie, si capiva un cazzo. Boh, vediamo poi come quando esce l'episodio. Oh, Gesù, furri. Cazzo. Niehime Pokémon no. Oh. Ma sono brutti, Silo. Furri, cazzo, sì. Scusate. Scusate, brutti. Allora. Che sono brutti, vero, porca puttana. Il re delle bestie e i demoni riceve regolarmente sacrifici umani. Ragazze sacrificali. Donne. Sì, sì, ragazze sacrificali per mangiarle. Per poter mostrare la sua... come si dice dominanza in italiano? Sì, vabbè, la sua supremazia. La sua supremazia della sua stirpe sulla razza umana. Nonostante questo, per il 99esimo sacrificio, la ragazza che viene portata alla capitale, Sarifi, in un certo modo intriga il re delle bestie. No, il re delle bestie si vuole scopare la tipa da sacrificare. Sì, secondo te alla 99esima ha deciso di iniziare a scoparsele. Il fatto che lei non sia spaventata da lui o dalle altre bestie e anzi accetti la sua morte senza implorare pietà o mettersi a piagne, dato che lei non ha né una famiglia né una casa dove tornare, qualora dovesse essere rilasciata, allora dovesse essere liberata, il re la trova interessante e decide di lasciarla vivere al suo fianco come consorte, nonostante che sia umana. Questa è la storia di come Sarifi diventerà la regina dei demoni e delle bestie. Vedi? Finisce che se la È un po' diverso da quello che dicevi tu, perché non è che se la scopa e basta, diventa la sua moglie. Con capire la differenza. Comunque, a me queste storie danno sempre un po' di problemi per il semplice fatto che se dici che un personaggio è tanto interessante e intrigante da cambiare il punto di vista di una persona e fargli decidere di non ucciderla, deve esserlo. E tante volte non lo è così interessante come personaggio. Ma non vedi quindi, come è carina. In realtà... Se fai storie del genere, già poni delle aspettative molto alte e già ti stai sabotando da solo in pratica, perché non riuscirai a rispettare quella grandezza di carattere, perché poi il personaggio, e qui vado veramente a speculazione, ma sono sicuro che ci azzeccherò, sarà la classica ragazzina super mega innocente, ma anche super carica, energica, che non le manda a dire... che alla fine abbiamo visto in mille salse diverse e questo probabilmente non sarà molto più pensato come personaggio. Vediamo il trailer. Vediamo il trailer. Speriamo. Dobbiamo vedere il trailer. Certo. I furri non li vuoi guardare? Oddio, furri. Cosa? È stato stranissimo quella bestia di porta. Masaka, are no ushi to naru hime kimi? Atashi wa Welcome Moon. Kanana! Kaeru basho mo matsu kazoku mo inai no. Dakara koko de anata ni taberarete oshimai. Sarifi, omae wa aware na musume da. Ninja! 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 Nin
断じて認めます。ロッカニマ様の大切なものは我々にも大切なのだ。いきなり親衛隊長なんて普通は絶対ありえないんだよ。ロッカニマあんたが人間でよかったよ。あれ、私はこの国を守り、同胞を導く責務がある。だが、お前といる時だけは、私は王の枷から解放される。センベラスプラッツァカノール王様に何する気？知れたこと。人間に迎合を誓った王などに国は守れぬ。王様は少しでも無駄な血が流れないように自分を殺してこの国の人を守ろうとしている。王様は立派な王様なんだから。あなたに出会えなかったなら愛の俺はお前を連れていく。あの野郎の手の届かないところまで。私の妃を返してもらおう。王様、私にお前を失わせるな。私は王様とレオと生きなくちゃ。Mi sa che verrà dato per scontato il fatto che lei sia super interessante, tanto da far cambiare idea. Cioè, non c'era nemmeno da porsi il dubbio che ti sei fatto qui. Ma infatti, cioè, ha scontato che fosse così, perché è impossibile poi riuscire a renderla davvero interessante come dicono che debba essere. Però hai visto, ha i capelli bianchi, gli occhi azzurri, è molto carina. Sì, infatti mi ricorda tipo altri 17 personaggi che ho visto recentemente in altri cartoni. Ma loro sono stati mandati come sacrificio nel Regno delle Bestie? No! Non lo so, perché sono morte in quel mondo, però è probabile. Cioè io mi immagino adesso altre 98 ragazze uguali, identiche, spiccicate a questa, mandate e mangiate dalla bestia, e lei, vabbè, 99 è un numero che mi piace, tu sei salva. Sì, sa che così è, anche perché poi pure quella cosa delle 99, ma vuoi che non ce ne sia stata una prima, che non ce l'avevi i genitori e gli ne spattino il cazzo di morire, però, cioè, tutte però, quante a piangere. Eh sì, perché quello c'ha le zannone, quindi brutto, cattivo, bella la bestia, e piagne, invece no, lei invece è coraggiosa e non piagne. Non lo so. Ciao, cioè, Cherry. Vabbè, sì, fa parte di quel filone di serie un po' più recente dove c'è sta idea, no, del recupero della pelle della bestia. Ultimamente sì, non so perché sta cicciando fuori in diverse opere. La bella è il furry adesso. Boh, cioè, alla fine lei si scopa un furry. Buon per lei. Opus Colors. Uno non c'è trama. Bellissima. Allora, ci sono dei bei maschioni. Ci sono due coccodrilli e due orangotango. No, Paolo, sono dei maschioni, non ci sono né coccodrilli né orangotango, ma probabilmente erano sopra il coccodrillo e l'orangotango. Allora, noi non sappiamo da che regione vengono, perché potrebbero essere degli orangotango. Guardiamo il trailer. Ma perché gli dai pure attenzione, dai? Ok. Ovviamente. Qualche progetto multimediale. Sicuro. Conosco un paio di persone a cui questo anime già potrebbe piacere. Ma se ce l'hai? Sì. I personaggi qua no. No. Mi sembra di Sinizi. No. E a me sembrano proprio... In alcune parti mi sembra sì. Può essere in qualche parte sì, ma il resto mi sembra di no. Tipo lì, vedi? Il movimento del collo. Ah, se è tutto in CGI è fatta benissimo, ma a me non sembra. Sì, no, tutto no, tutto no. Qua non ho visto le gambe. 今描き出される青春アートストーリーの世界へようこそ。 Ma io dico anche da qui, che cazzo devo capire di sto cartone? Ma questo è CGI. Ok. Niente, vanno in una scuola tecnologica dove c'hanno i visori per la realtà aumentata e sparano farfalle. E facendo le mani spara farfalle. E sono solo amici, si vogliono bene.
Ok, tanto penso che saprò il parere da qualcuno di mia conoscenza per sapere che tipo di cartone è. Sì, infatti. Ok. Otonari no Ginga. Ni. Otonari ni Ginga, scusa. Allora, da quando loro padre è morto, Ichiro Kuga fatica a sostenere le sue due fratelli, con quel poco di eredità che gli è rimasta e la sua passione per disegnare manga. Ma è diventato sempre più difficile. Non si fa. È diventato sempre più difficile per via di mantenere proprio, stare dietro alle proprie responsabilità e alle scadenze, soprattutto dopo che i suoi ultimi due assistenti lo hanno lasciato per seguire i suoi sogni. No. Mentre si avvicina al collasso, i loro sogni, mica i suoi sogni. I loro sogni. Tutti i suoi sogni. Ho sbagliato. I loro sogni. Mentre si avvicina al punto di crollo, una ragazza bella e spaventosa, Shiori Goshiki, si candida come suo nuovo assistente. Competente. Ah, scary lì, competent, c'avevo il cursore sopra, l'ho visto. Molto competente, spaventosamente competente, cioè Shiori Goshiki si candida come sua nuova assistente. Okay, se era meglio se era solo spaventosa, ti immagini? ma c'è qualcosa che sembra quasi sovrannaturale di questa Goshiki, e presto Kuga scopre la realtà di Kuga viene sconvolta quando lei dichiara che loro sono fidanzati e si devono sposare. Che ma in che senso? Sono su un'aliena. Ora è un'aliena vero. Hai presente quando dici che noi siamo fidanzati ma lei ancora non lo sa? È questo. Messa così sembrerebbe così. Mia sorella. No, già il fatto che sia una donna e disegni fumetti per un uomo è strano. Vediamo, dai. Shikitari niori toge de tsunagareta mono to kōin kankei ga nasaremasu. Koshiki-san te nani mono desu ka? Watashi wa nagareboshi no tami no hime desu. Una principessa mutata una stella cadente. Io non l'ho capito. Da Greposci vi ha scappato il Grego Lodi. Ecco perché Ginga. Bellino, sarà una di quelle cose da ragazza alla moda. Ah, io sono la principessa mutata allo spazio. コイン解除の方法を調べてほしいけど、五色さんがここで生きていくなら協力したい。俺もあなたとのルールを覚えるから。明日もお兄、やっぱり。ドキドキってないんだから。今の1号室のイブスキ千尋です。私も昔ここに住んでたんだよ。 così nel trailer. Otonari ni Ginga. 2023 nella sinossi di questo sposati. Yoroshiku onegai itashimasu ne. Che sono sposati. Qual è il trailer? Non sembra neanche innamorata. Così c'è scritto. Per me è bocciato. Boh, no. Il trailer è proprio brutto. No, a me sembra bello. Carino invece. A me piace molto il cara design. Andiamo in forze per me per Italo. Ok, poi. Ah, se. Questa era lo spin-off. Ah, di... la nuova. No. Oh, forse sì. Di coso? Di Ranking of Kings. È fedi un secondo. Non c'è scritto ma nulla. Secondo me è la seconda. Secondo me è la seconda stagione. Capito, cerco io. Sto facendo, se mi dai un secondo.
No, te lo do il secondo, devi essere rapido. No. Che penso a voi. Usiamo il ranking. Comunque sapevamo che doveva uscire qualcosa di nuovo, diciamo, al ranking. Uno special. Sì, non sapevamo che dovesse uscire la seconda stagione. Non di ste stronzate, Paolo, che pagine ci crede. Come no? Ma non è vero. No, io ricordavo proprio che si era parlato di un coso. Cioè, non avevo capito se era un OVA o se era invece un coso, uno spin-off, una roba del genere. È uno speciale. Upcoming Japanese Anime Special. Sì, infatti, quello controllato. Vabbè. Poi, il nuovo Pokémon. Io questo lo guarderò. Sperando in qualcosa di diverso. Il trailer non era un gran no, che... non sperare in qualcosa di diverso, perché ti deluderanno. Lo so, sicuramente. Come sempre, grazie Carfere per la sub. Perché finalmente oggi riesco a seguirvi. Grazie ciao anche a te. Grazie. Perché purtroppo il cuore non si comanda. Mi dice prova a crederci. Ma guardalo senza farti false aspettative. Tutto qua. Ma ci sta un dirigibile viaggio. Cioè... Ho capito, sarà sempre un cartone per bambini. Vabbè, già. Ma il cartone per bambini mi sta bene. Quello è. Fine. Ho visto che c'è stava pure un nuovo aiutante un po' più adulto. Sì, che è quello che vedi sopra Charizard. Questo qua, non mi ricordo come si chiama. Tizio qua. Charizard e Pikachu dovevamo tenerli per forza, perché figurati se la Pokémon Company può privarsene. Ne possiamo più ora, basta con Charizard. Ma quindi ci sarà un nuovo Pikachu? Sì, è sì, questo qui con il cappellino. Che non è il Pikachu di Ash, ma il è un Pikachu spettino. Bravo. Che farà cascare il dirigibile qua dietro. No, io gli do una stagione a questo. C'è un Rayquaza nella Key Visual, quindi io sono già soddisfatto. No, comunque io lo guarderò. Io pure lo guarderò, ma una stagione gli do prima che ritorni Ash. Secondo me Ash non vi torna. Speriamo di no. Basta, lo terranno per i film, secondo me. Ma può essere. Non so. Boh, io... perché se vi ricordate, avevano fatto quel film che andava a ripercorrere il primo episodio. Sì, ne hanno fatti due in quel modo. E poi, però, sono ritornati di nuovo al coso, cioè a roba nuova. Perché fecero quello. Sì, 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 sì. Fecero poi. Oddio, come si chiamava in. Vabbè, il remake con tantissime virgolette del secondo, quello con Lugia, però poi sì, dopo hanno cambiato di nuovo, hanno fatto quello con la foresta. Sì, ma dico, c'hai comunque un filone in cui inserirti o da continuare, diciamo, rispetto a quello che è concluso, perché la sua storia, diciamo, è conclusa. Quindi hai un universo alternativo che puoi proseguire con lui. E farlo ritornare, diciamo, non penso che sia nelle... Cioè, io penso che con la conclusione che gli hanno dato adesso con questi special, che deve, in realtà mi sembra ne manchino uno o due puntate, ma questi special penso che proprio tolgano proprio dalle scatole il personaggio ormai. Ok, sì. Poi abbiamo Rokudo no Onnatachi. Di questo aveva letto un pochettino nel fumetto, ma ha fatto impazzire. Che roba è? Ma Gyaru, delinquenti. Ah, vabbè, solito. Trader. Sì, ma che è il trader, dai. Di mezzo, cosa. Kitto omae wa takusan no hito kara aisareru ningen ni naru. Nani ka questo. Hontō ni nani ga okotteru nda? Chanto omoidase, jii-chan no kotoba o. Oh mio Dio, fa arrapare le tipe con quel potere che ha. Le tipe cattive. Ma che occhi gli hanno fatto questo tipo? Rokudō-kun no tame nara, watashi wa katte ni nandemo sere. Kitto Rokudō ni wa fushigi no miraku ga aru nda na. Omukae ni agarimashita, Rokudō-sama. Rokudō ni tsukimatotte, hin no nai. Ore wa zako ga kirai na no, shitteru daro. Majime da to omotteta no ni. Ima wa Rokudō o hitori ni shite yaro. Kage nagara futari de mimamotte ageyou. Kore wa ijimerarekko de furyou ga daikirai na boku ga risou no gakuen seikatsu o te ni suru tame kazukazu no furyou tachi to kuri hirogeru souzetsu na love story da. Non lo so, questo sembra divertente da guardare, onestamente parlando. Dipende sempre chi lo guarda. Io mi sono annoiato dopo un po'. Il design è tremendo.
Sì, è proprio questi, con questi, capisci che se gli hanno fatto l'eyeliner anche a lui, oppure se c'è tipo il sopracciglio che raggiunge anche sotto, tipo barba. Tremendo. Terribile, terribile. Oh, non lo so, magari ho un'occhiata alla prima puntata, vediamo che roba è, ma non sembra particolarmente interessante. Vabbè, andiamo. Skip to Loafer, questo ne avevo sentito parlare un botto su Twitter, ma non ho mai capito perché. Cioè, nel senso, tutti dicono, bellissimo, però senza spiegare il motivo. Ma sembra quello bello di PA Works, dai. Allora, lo studente eccellente Mitsumi Wakura ha sempre sognato di lasciare il paese, andare a una prestigiosa università e portare un cambiamento positivo nel mondo. Ah, la studentessa, scusate, la ragazza. Ma è così concentrata nel raggiungere i suoi obiettivi che non è pronta per la vita di città molto diversa e anche sconvolgente che l'aspetta una volta entrata nella scuola superiore a Tokyo. Fortunatamente fa velocemente amicizia con Shima Shosuke, un bel compagno di classe che è molto rilassato, che è tanto rilassato quanto lei invece è overprepared, molto, molto cauta, molto... riuscirà questa ragazza ingenua di paese, di campagna, a sopravvivere a nella grande Tokyo grazie a Shosuke al suo fianco? Sembra per essere sì. È un po' il trailer. Cioè, adesso un po'... Oh. Ah, Didi. No, perché sto provando a dirti da prima perché è bello, ma non vi cagate. Ah, scusa, non avevo capito. Didi. No, è una serie molto molto dolce, io sto leggendo un pochettino il manga e riesce a superare quel classico problema dell'essere troppo melenso. Sono quelle storie che comunque tante volte possono ricadere nell'errore di caricare fin troppo di emozioni le cose che raccontano, mentre qui è molto misurato, molto gentile, aggraziato, è una lettura davvero davvero piacevole. Ok, andiamo al trailer. Isoideru de sho? Hashiru. 今日の失敗はノーカウントにしよう。みつみちゃんがストロンサーだけペシャジャーシクーロ。でも東京も。すごいでちゅうだ。デザイン自社。だけど寂しい感じのするような。なんだか不思議な人です。マブスクペ。もしかすると島君にとって私ってあることないこと言われるのは慣れてんだけど。みつみちゃんはさ、そういうの信じないでよ。 結局あの選択ができるんだから羨ましいよ。ためらいなくまっすぐ進んでいける君らの方がずっと眩しくて遠いよ。私はね、島君、多少ド派手に転ぶことが多い人間だけど、その分起き上がるのもむちゃくちゃ得意なんだから。 Sì, queste sembrano una di quelle cose che piacciono a me. La stagione comunque è piena di robe così, eh? Meno male. Zitto, cioè molta più cose così che i isekai. Sì, ma io fra l'altro ieri stavo dicendo a Irene quali sono le cose che mi interessano o che comunque proverò a vedere. Sono già tante, cioè, già una decina di titoli ci sono arrivato, questa stagione che almeno vedendo i primi episodi sembra che potrebbero interessarmi e potrebbero continuarli. Questo sembra molto carino, il design mi piace un sacco. Sì, per me. Ok, questo è coso, Heavenly Delusion. Ah, sì, Heavenly Delusion. Tengoku Daimakyo, non sapevo che avesse un titolo diverso. Ma non sa niente di questa cosa. Dai, nel senso Heavenly Delusion nella traduzione inglese. Sì, l'ho sempre sentito soltanto come Heavenly Delusion, non sapevo fosse Tengoku Daimakyo. Sì, sì. Tu Paolo non l'hai letto ancora, no? Penso ti piacerà molto perché è una serie di fantascienza... Di quella proprio purissima che si ispira a piene mani a tutto il mondo di Otomo, già soltanto dal tratto è una cosa che si capisce immediatamente.
ed è una serie molto molto interessante, perché segue due linee di narrazione parallele in pratica, che vedono protagonisti due ragazzi, una, e un gruppo di bambini sottoposti ad esperimenti l'altra, e proseguono di pari passo. Molto molto figo, perché poi tu vedi il viaggio di questi due ragazzi con in parallelo il mistero che poi in realtà si lega anche a loro. Molto molto figo, sono curiosissimo di vedere come sarà questo anime. Mi pare che tra l'altro la colonna sonora sarà di Kensuke Oshio, quindi tanta roba. Ah, beh, dopo guardiamo, pare che era questo il cartone dove faceva. Dopo ci guardiamo lo staff, anche perché potrei sbagliarmi, in caso poi anche in chat mi pareva di aver visto che al compositing, almeno non so se per la opening o comunque in generale, ci fosse Kentaro Waki, però non so se mi sto confondendo con qualcos'altro. Sembra l'anime della stagione ad occhio. Vediamo un po'. Questo è di qual stagione, bambino. Stanno in questa struttura dove tutto sembra a posto. Tokyo wa soto ga dou natteru to omou? Koko yori soto ga aru no? Mi sa che c'è davvero che Kentaro Waki al compositing. Allora mi ricordavo bene, sì. Più che altro. Poi qua esci fuori e vedi del mondo distrutto. Un po' della stoffata. Sì. Gigoku desu. ここより外はあります。この辺には怪物が出るからね。怪物がうごめく汚れた世界。人食いだ僕ら、それ殺せますよ。見せたくないものは神を見せる。君かは相手しか見えなくなってるやつが負ける。まだロビンが死んだっていう確証がないじゃないか。死しか生まねえな。そんなこと言うな。この向こうが外。お別れを言いに来た。ここから逃げて。と聞いた。Fuck。Minchia, senza dubbio il trailer più interessante che si è visto finora. Mamma mia, questo sembra veramente figo. Sì sì. Non so fino a dove copriranno, perché comunque non penso andranno molto in là con la storia, ma già nei primi 3-4 volumi comunque ci sono dei colpi di scena molto molto forti. Quindi è una serie che sicuramente, secondo me, riuscirà a tenere banco in questa stagione e a catturare l'attenzione di un sacco di persone. Se viene presa a livello ufficiale. Sì, dice Disney Plus. Merda, allora. Ma è confermata Vino sta cosa. Dai, sembra angosciante quanto quando all'inizio Netflix comprava le serie. Ok, comunque in chat succede. Confermano sia Waki che Oshio, quindi ti ricordavi bene sia te io che buono. Io. No, ma io l'ho capito, non mi ricordavo che ci fosse Waki, non l'avevo letto. Sì, nel momento in cui vedi che pare Jujutsu Kaisen. Sì, dicevo per Oshio. Sì, comunque no, chiaramente, cioè, ma anche proprio come struttura, come tagli e editing, sicuramente il trailer più interessante che si è visto finora. Cioè la parte dopo il primo drop con le varie mani che si prendono e i vari close-up velocissimi sui personaggi, molto figo. Vabbè, mi sa che qua ci stanno pure tutti gli amici nostri, tutti China. non sarebbe male, ecco. Secondo me sì. Già, cioè, dal trailer sembra tanti cut di un certo livello. Poi vediamo per sembra bene. Sembra proprio mostruosamente interessante. Poi controlliamo per bene gli staff, allora. Ok, vabbè, questo chiaramente sì. Tensei Kisoku no Isekai. Questo però ci ha fregato, perché ha messo Isekai dopo e quindi non era la intro ma con gli altri. Sì. Hanno messo prima Tensei in questo caso. È la più importante, la reincarnazione piuttosto che il nuovo. Comunque, Tensei Kisoku no Isekai Bokenroku Jicho wo Shiranai Kamigami no Shito.
Ah, stai leggendo il titolo ancora, io pensavo leggendo la storia. No, allora, fino a leggere i romaggi ancora ci arrivo, a tradurti la sinossi in giapponese mi sembra un po' più difficile. Allora, vediamo un po'. Shina Kazuya è stata uccisa proteggendo una ragazzina in un combini, dove si è trovata al momento sbagliato. È un maschio. Vabbè, è un maschio. Oioia, ah, maschio, femmina, insomma, stessa cosa. No, non va bene. Shinya Kazuya è stato ucciso proteggendo una ragazzina in un market, in un combini, dove si trovava al momento sbagliato, nel posto sbagliato. La cosa successiva di cui si rende conto è che in un nuovo mondo che ha sempre sognato, si trova in un nuovo mondo come ha sempre sognato, un mondo con la magia e con la spada, con la magia e le spade, che se no poi Italo mi fa notare che era spade. Si è rincarnato come Cain von Silford, il terzo figlio di una famiglia di aristocratici, e presto era lunghissimo, ok. E presto si interessa alle tante cose che vede, ma al suo quinto compleanno viene battezzato alla chiesa seguendo la tradizione, e gli dèi gli danno varie benedizioni divine, assieme a delle statistiche che, oddio santo, che coglioni, che si potrebbero definire soltanto come inusuali e straordinarie. Incredibile, un protagonista di un isekai con la reincarnazione che ottiene delle statistiche al di fuori dal comune. E nella sua vita devo continuare? No, non c'è, volevo vedere se diceva qualcosa di diverso dalle altre mille che abbiamo letto. No. Questo è proprio il classico isekai di merda. Sì, ma è che così classico che neanche si prende la briga di definire un mondo. Già presuppone che sia un mondo legato ai videogiochi, con le statistiche e tutti gli altri elementi degli RPG. Perché ormai è stato deciso che negli isekai debba essere così, e allora tutti i mondi alternativi c'è le statistiche. Quando sarebbe caso far notare che le statistiche che nel mondo reale non esistono, cari autori. Ma questo, infatti, questo non è un mondo reale, è un mondo isekai, e quindi è un dato di fatto, cioè, è così maniera, però non ce ne frega un cazzo delle regole della scrittura, ma andiamo a fanculo e tanti cari saluti. Il trailer lo volete vedere o andiamo avanti? No, non lo voglio vedere il trailer. Scusa, ho chiesto. Io l'avrei voluto vedere. Abbiamo l'anime dell'anno, ok, possiamo andare avanti. Aspetta, quel U149 che cosa vuol dire? Sono 149 centimetri. No, sono i centimetri. No, praticamente sono i conservanti. È presente tipo quando devi mettere le cose in frigo, ci sono le 129 la U149. No, Paolo, sono i centimetri. È vero, Paolo. Lo sto scherzando. È il progetto Cinderella, ma con le idol bambine. Ma quanto è stupida sta cosa. Sai anche qual è la cosa che ti farà incazzare ancora di più? Guarda chi è lo studio che se ne occupa e immagina quante persone sono andate a lavorarci. No, dai, mi fa arrabbiare. Allora, preparati. Allora, io non so se sarà un Onimai 2, ma il potenziale è quello. Però ci piace la mappa, dai. Sarà bellissimo, ragazzi. È Idol Master, deve essere bellissimo per forza. Vi risparmio qualsiasi altra informazione. Non c'è un trailer. No, non c'è il trailer, è vero. È strano. Molto strano. Vabbè, ci tengono tutti sulle spine, sanno che aspettiamo con ansia. The Marginal Service, dello studio 3Hz. Un anime originale dalla trama molto interessante. In pratica... Ah, capì, interessante. Assurdo. Te l'aspettavi sto risvolto alla fine? No. Onesto no.
Quando finisce la gag, ragazzi? Scusate, stavamo aspettando che lo chiedessi. Guardiamo il trailer. Sì, dobbiamo guardare. Ma che roba è? Cioè, quello c'è un mitra, quello è una motosega. A me pare da sparachiodi, pare un mitra. Ma non è che sono tipo l'anime delle costruzioni. E quelli erano pistole, eh? Ma che come? Ma c'è Miano. Amore, che il finale si vede alla scarsa qualità dei disegni. Questo ragazzo è Icard, ma senza superpoteri. No, ok, con i superpoteri. Ma c'era un tappo elettronico. Cazzo è roba. Sì, è il Betty. Cazzo è? Ragazzi, fanno vero le costruzioni. Perché? Allora. Allora, io sono molto interessato. No, cioè dobbiamo dire basta a queste cose. Dobbiamo dire basta perché è la stessa cosa dei card. No, perché io ci credo stavolta. Con un thriller dove non si capisce un cazzo, poi però quando la storia sarà organizzata all'interno delle puntate farà cagare. Ci voglio credere. Cioè Miano non si presterebbe a qualcosa di non abbastanza trash. L'ha già fatto. Silenzio. Non ti fidare dei doppiatori che sono la peggior specie. C'è uno scoiattolo? Lava? Ci vorrei capire perché. Lo capiremo guardandolo. No. Ok. Poi il sequel, le Miu Miu. Poi chissà se questa sarà animata. Se la seconda stagione sarà animata oppure no. Il sequel di Tony Kawaii. Che merda. Scusate. Tosochu Great Mission. Anche questa è una sinossi molto interessante. Sì, però ci sono degli uomini tratti da Matrix che corrono alle spalle. Hanno dei visori. Oh, e c'è un tizio in armatura dorata. Vabbè, trailer. Ma sbaglio, il character design cambia da personaggio in personaggio. Allora, la visual non è molto chiara in merito. Sembrano diversi. Lui è una versione moderna di Anime Tenchu. Ma no, perché cazzo non è io. Ma c'è Godzilla dietro. Non l'avevo visto all'inizio. Aspetta, ma quello è un uomo con gli occhiali. Sì, c'hanno sì, questo... No, da sinistra. Sì, sì, questo gigante. Sì. Come? Ora va bene che è piccola Qui dietro c'è un padiglione illuminato di verde. Ci sono altre persone che corrono qua sotto nello sfondo, Vediamo il trailer per piacere. Sì, sono molto curioso. Aratana Tusu Atoei Shido. Oddio, quella era computer grafica. Ma sono i Terminator. Kazute nai stage de kurihirogerareru. Cos'è? L'anime di Acapparella. Allora, la sigilla è tremenda. Che cazzo è? Sì, in pratica. Ho persino che non delle cuffie. Loro corrono e gli altri li inseguono. Acchiapparella di Animation. Beh, toccherà scoprirlo guardando il primo episodio. Ma Tosochu che vuol dire? Non lo sai? No, questo purtroppo mi dispiace. Purtroppo non ne ho la minima idea. Dov'è cazzo è quando si... Non so se... No, perché non è con quel carattere, è con quello lì di in mezzo. Vabbè. Guardi ai ladri di Animation.
Watashi no yuri wa oshigoto desu. Lo studio passione, sì, passione. Il mio lavoro è lo yuri. Vabbè, Ime viene costretto a lavorare in uno strano bar dove le cameriere fanno finta di essere studentesse di una scuola femminile. È stranamente presa dalla sua partner Mitsuki, che è gentile, gentile con lei davanti ai clienti. C'è solo un problema: Mitsuki non la sopporta. Oh Gesù bambino, vediamo sto trailer, da.噂になってる新入生の子だろ。1年生の新人。もうほっぴーや。すっごく可愛い子。すっごく。ボレシンナモーラ、このナイトラ、この引き手ゲーム。なんか、あれ、レッスン中のロンピコリオに。ステボシ。おっ、ちょ、ちゃ、ちゃ、ちゃ、ちゃ。あ、レイ、パパ、これ、カピショナミンキャ。 お姉様だなんて慣れ慣れしく呼ばないで。優しい先輩はどこ行った。2人には、シュベスターになれないと。妹が成長するよう導くのが姉の役目ですわ。ありがとうございます。助けてくれて。学園の世界観を守る上で、リアルは敵でしかないんだ。どちら様でしょうか。かの子、可愛いよ。 ロクタクのオーダー、これで合ってる。ちょっとでも期待した私が馬鹿だったわ。多少のすれ違いは見せても、仲睦まじい関係にしてくれなくて伴奏役。悪者になるのはダメなんだ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 。悪者になるのはダメ
minchiata. Ti sembra proprio una minchiata. Va bene, possiamo andare avanti. Che cazzo c'entrano gli uomini della Morena Vespi con tutto questo? Perché sì, insomma. Cioè no, lei c'è sottotitolo in tedesco Schwestern in Liebe, penso voglia dire studentesse innamorate, cosa del genere. Boh, andiamo avanti, dai. World Die Star. La storia si ambienta, è ambientata in un mondo dopo che le performer del Die Star, del palco Die Star, un'altra roba sui cose virtuali, sono arrivate alla popolarità mondiale nel XX secolo. La sedicenne Coco Notori segue il suo sogno di diventare una World Die Star facendo le audizioni con la troupe teatrale Sirius. 23 anni, legge una sinossi. Lo puoi fare anche te, non è che l'ho fatto per forza io. Infatti l'ho fatto io. Che cazzo è sta roba? 20 secchi. Sekai wa chou engeki jidai e to totsuniu shita. 演劇は大衆娯楽として世界規模の大ブームとなり人々はひときわ輝く戦争を放つものをダイスターと呼んだそしてダイスターの頂点に立つものをこう呼んだワールドダイスターとワールドああこれもカピカゾカピカゾ私ここで初めて役者にと思ったんだダイスターになるにはどんな役者よりも輝く ダイスターになるにはどんな役者よりも輝かなきゃいけないの自分はこれはピンチラリが出るもんだダイスターになるためにこんなところまで来たんだものココナさんは自分の演技をすればいいのですようこそシリウスへ乾杯炒め金の卵あの子たちのセンスがぶつかり合えばきっと何かが生まれる私ワールドダイスターになりたい Una merda ragazzine carine che fanno teatro nello spazio
interessante. Che è successo allo spazio? Hai visto che era tipo una roba, cos'è, planetaria, cioè tipo ha fatto vedere... Io pensavo fosse una metafora, tipo, non pensavo che davvero può essere nello spazio. Non lo so, non c'è... Non è scritto adesso. Che sai, c'è Sirius nel coso del nome della troupe. Ci può stare il tema legato al cosmo. Non lo guarderemo. Yamada Kunto, level 999, no, Gesù, ah, questo ho visto, ne ho sentito parlare un pochettino, sembra carino in realtà, la storia parla di sta ragazza che viene lasciata dal suo fidanzato perché si innamora di una tipa conosciuta nel videogioco, e allora vanno a fare tipo una giornata in LAN, credo, comunque un torneo, una cosa del genere, di videogiochi, e inizia a interessarsi a quest'altro tipo che è un pro player super figo. Sembra carino. Ok. Guardiamo il trailer. Are? Kono nome afro dare dakke? Ah, Yamada. ネトゲの女に彼氏取られた？このまま振られっぱなしで終われるか？そうよ。このゲームがきっかけで浮気されちゃったみたいでさ。まあ興味はないっすね。あ、エコロ、コーキー、ハンポケンセンティーバ。待って。大丈夫ですか？ちょっと辛いことあって。わあ、マリオンフィガスロート。はあ、興味はないっすね。アフロの山田。あんなに落ち込んでたの。お礼言いに来た。山田。Onestamente sembra però carino, vero? ごめんね、アカネッチ。ルナあの人嫌い。ももなら速攻攻めるけどね。ちょっと c'era mio zio là。Aiuta a portare per cosa? Non è che bello sto trailer che praticamente ti ha detto tutto. Ti ha detto che scopano, ti hanno detto tutto, ti hanno detto. Vabbè, che scopano ci poteva pure stare, che si chiama letteralmente La mia storia d'amore con Yamada, quindi... Ah! Quindi ce lo aspettavi. Ah, quindi c'è una sottotrama romantica? Mi sa di sì. pensavo che volessero soltanto giocare ai videogiochi. No, anche perché alla fine, cioè, si è visto tipo mezza scena di videogioco. Vediamo. Dai, caruccio, secondo me è da guardare questo. Carino, il design mi ricorda qualcosa, ma non so cosa. Bellini. Yushawa Shinda, Deloe è morto. Ci dispiace tanto. Ah, di questo arriva, cioè, il manga in Italia per J-Pop, se non vado errato. Ma non Vai, Italia, il tuo momento. Io direi di guardare il trailer e non leggere la trama. Perché sembra così corta. Sembra corta. Sembra anche così interessante. Vabbè, c'è un eroe, è morto. Vediamo il trailer. C'era un eroe. Ma che è quello? Yusha Shion ga jigoku no mon o fuuin shite kara 3 nen. Hatake ni haitte kita akuma wa kusasa shita ze. Sekai o sukutta otoko ga konna kantan ni. Ma shinderu. Dou natte nno? Marude yusha janai ka. なんて美しい大根、まさに理想的なフォルム。なんでこんなのが幼馴染なんだろう。飛行を勇者シオンの姿にしたのはこの私だ。3年ぶりですね。お元気でしたか。アンリとは一緒に世界を救った仲さ。お久しぶりです。飛行にはこれから勇者として世界を救ってもらう。誰がやるかめんどくせえ。見て勇者様よ。勇者様素敵。この姿なら世界中のむっちり太もも美少女にギースを吐かせることもできる。Allora, sembra incredibilmente interessante. Ma io penso che sarò.
sembra molto divertente in realtà. Beh, Paolo, hai visto due paia di tette, uno scollo di gamba, e quindi sembra molto divertente e interessante. Sembra molto divertente, sì, va bene Paolo, sicuramente, guarda. Metto in forze per te Paolo, guarda. Abbiamo finito, oddio, non ci credevo più. Ma no, i film. Oh Gesù, i film, ci sono pure. Amrita no Kyoen. La storia si concentra su una ragazza delle superiori di nome Tamai che incontra strane creature mentre vaga in un gigantesco edificio. Ma che cacchio, non c'è una trailer molto interessante. Queste cose proprio buttate a caso. Color per Melis, Deep Cover, studio Dean. Come studio di... ma gli fanno proprio nei film a questi, ma basta, dargli i soldi, lo volete capire, non se la fa a cazzo. Una organizzazione misteriosa e pericolosa lancia una campagna di paura e violenza nella città di Shinjuku, già qua io ho qualcosa di sbagliato, spingendo la società al limite del caos. Mentre un giovane ufficiale di polizia viene assegnato il compito di recuperare l'ordine, in che senso Yubicom? Tu diventi l'obiettivo di un attacco. Oddio, e ti viene attaccato. Non dimmi, è un robo in POV. No, ti viene attaccato un collare velenoso al collo. Con la situazione che diventa sempre peggiore e il tempo che finisce, 5 misteriosi sconosciuti appaiono per aiutarti in questa missione per la libertà, per la verità. È vero in point of view? Chi puoi credere? Chi riuscirà a salvarti? E l'anima di l'anima di Shinjuku dalle mani dell'oblio? Di certo non studio team. Ragazzi, non solo in POV, ma immagino sia anche a Bivi. Oddio santo. Perché se devi fidare, sarà tipo, ti ricordi quel cosino che facevamo su Netflix? Io non so se voglio fidarmi. Sì, me lo ricordo, era molto carino, ma non penso che questo sia la stessa cosa. Vediamo il trailer. Sono molto preoccupato. Se dava interattivo, siamo a un alto livello. Che non credo che in Giappone sia stata fatta una cosa del genere ancora. Beh, c'è One Room. C'è Makura no Danshi. Vabbè. Ma è anche animato? Cioè, è anche un cartone? Che siamo stupidi noi averci aspettato qualcosa. Ma questo, okay. Tra l'altro, scusami, ma quello lì sotto era letteralmente il font di Fate. Cioè, proprio palese. Ah, ci siamo. Ora inizia. Ci siamo, già. No. Ma lo vedremo un secondo animato. È un audiolibro. Ah, però ci sono 5 bei maschioni. Ma quel 2022-12-22 è la data di uscita. È la data del rinvio. Okay, il favori mystery romance thriller. È tutto, mi mancano tanto il fantasy. Sì, perché ti innamorerai magari di qualcuno dei tuoi aiutanti. Sono 5 maschioni, tu ti fiderai e verrai puntualmente tradito e gli altri dovevi innamorarti di noi, non di lui. Santo cielo. Ah, questo è quello che abbiamo visto l'altro giorno con Paolo. È un crowdfunding di un film in stop motion. È molto figo. Molto sulla mano sinistra. Sì, praticamente c'è sto tizio che è tipo una sorta di Ronin che va a giro e squarta gente. Sì. E c'ha un braccio meccanico. Molto figo. Ti consiglio di guardarlo il trailer, Italo, perché non è un trailer, è praticamente un'anteprima di 5-6 minuti di roba. Di combattimento in stop motion veramente molto, molto bello. Okay.
Il film di Idolish. Non ci interessa. Il film di Conan. Questo di qua è del, sarà quello del tipo di Mob, mi sembra, del regista di Mob. Per Italia. È uscito 2 anni fa quello. E ce n'era un altro. Ha fatto un altro? E dovrebbe essere questo. Vediamo se c'è scritto. Leggevo. Di Tachikawa. Ah sì? Sì, Director Storyboard Unit Director. Non sapevo. Onestamente sono molto curioso di ste cose. Oh no, Princess Principal. Poi esce il terzo di Princess Principal. Non ci interessa. Un altro psicopat. Basta! Basta. Che cazzo è, mo? Un sequel della terza stagione. Ma c'è già stato il sequel della terza stagione. Un altro. Siccome non ne abbiamo mai abbastanza di Psychopass, no, dopo la seconda stagione. Rakudai Maggio, Fukatoyami no Maggio. Perché ci sono così tanti film senza la minima informazione? Perché non lo sanno nemmeno loro. Beh, vediamo sto trailer. Ai, yuki, kibo, yujo, soshite kizuna. お前たちの信じる全ては無意味と思い知らせてくれよ。私フーカ、こう見えてもれっきとした魔女なのよ。ママは銀の城の女王様で、私はプリンセスってわけ。失敗しちゃうこともあるんだけど、そこはまだ修行中ってことで。ペッカード、con questo setting così mi aspettavo qualcosa alla Madoka。このままではお前は銀の城の姫として認められない。Aspetta, si è abbassata la luce. 呪われた金の神。ほら、一つだ。不吉の印だ。ときめきも。メドイラがママたちの代わりに私たちに復讐しようとしているのよ。気をつけて。Ho sentimenti contrastanti. かわいそうな子、本当に何も知らないのね。憎まれ、疎まれるのが我らの運命。フーカー！あなたの気持ちがわかるよ。一人ぼっちになっちゃったらって風よ我に力を貸したまえ。キラキラしてる劇場アニメ「落第魔女風花と闇の魔女」3月31日公開。 OK per fare film per bambini. Sì. Sì, bambini di 50 anni con la neckbeard. Beh, ormai si sa che il sinonimo di bambini è quello, ecco. I cartoni della domenica mattina, quelli li guardano. E abbiamo finito pure i film. Sì, poi ci sono gli OVA, gli Nelly Special. Vabbè, questi non ci interessano. Sì, sì, infatti. Ok. Botto di roba. Sì, io già ci abbiamo fatto. Va bene. Finito. Finiva più sti cartoni. Basta cartoni nel 2023, per favore, basta. Va bene, allora questo era quello che ci aspetta nella prossima stagione. Poi fateci sapere voi che cosa guarderete quando tanto facciamo il post su Instagram, come al solito, con le cose che guarderemo noi. E niente, ci vediamo domani, 2:30, stesso posto, come al solito. Ciao ragazzi, ciao. Sì, mi sembra di sì. Ciao.